Una buona serata, buon martedì, ben ritrovati con Proteramo a distanza di 14 giorni. Torniamo nel classico appuntamento di 60 minuti, tutto dedicato ai colori biancorossi. Teramo che è reduce da un pari, quello interno con il Catanzaro di domenica, pari scialbo dal punto di vista delle occasioni. Poi vedremo, proveremo ad analizzare, perché insomma è stata una partita difficilmente inquadrabile. Per vedere se insomma il bicchiere è mezzo vuoto, mezzo pieno, anche alla luce dei risultati che sono venuti nella stessa giornata, in attesa di due scontri molto molto complicati, che sono quelli con Catania e con la Ternana. Lo faremo nel corso dei prossimi 60 minuti con i nostri ospiti. Saluto Francesco Di Francesco, che questa sera non è con noi, un piccolo contrattempo, niente di grave, assolutamente, è solo un piccolo contrattempo, un impegno personale, e quindi non può essere con noi. Parleremo soprattutto di un ruolo che spesso magari viene ingiustamente non valorizzato a sufficienza, che è quello del portiere, dei portieri. Innanzitutto saluto Ani e Andrea, che sono i miei due compagni di viaggio. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Buonasera. E poi do il benvenuto a Nino Galli, preparatore dei portieri del Teramo. Ciao Nino. Buonasera a tutti. Allora, cominciamo con la classifica, perché ragazzi io volevo capire da voi, alla luce soprattutto poi del posticipo tra Turris e Foggia, che ha vinto la formazione di Marchionni, questo ottavo posto, che in realtà, lo diciamo sempre, Foggia e Juve Stabia rispetto al Teramo hanno una gara in più. Il Teramo ha già riposato, queste due squadre che ho appena citato devono ancora farlo, ma nel complesso secondo me, io ho provato ieri in conferenza a fare un'analisi di questo tipo, non so se siete d'accordo con me, dopo un Teramo che overperformava e poi una crisi di parecchie settimane, adesso diciamo, Andrea, Ania, non so se siete d'accordo, che i risultati che stanno arrivando, pareggio esterno con la Juve Stabia, vittoria con la Paganese, pareggio col Catanzaro, diciamo che rendono un po' più l'idea della dimensione reale di questa squadra. Non so se siete d'accordo. Parto io? Vai, dopo i due picchi, ecco, questo io volevo intendere. Allora, la partita col Catanzaro è stata una opportunità non colta. Poi gli altri risultati hanno reso, secondo me, grigio il pomeriggio, e la squadra è scesa all'ottavo posto. Poi, come ricordavi tu, giustamente, Foggia e Juve Stabia hanno una partita in più, però si conferma il trend discendente. Hai detto bene, la squadra, ora forse possiamo dirlo, prima eravamo curiosi di saperlo, ora possiamo dirlo, evidentemente overperformava nei primi due mesi, poi c'è stata una flessione, però questa flessione nei risultati, perché poi in alcuni casi le prestazioni ci sono state, però i risultati non sono stati soddisfacenti. Anche al di là, questo periodo, diciamo così, di risultati mediocri si è prolungato oltremodo, e questo ha fatto sì che la classifica poi peggiorasse fino ad essere arrivata all'ottavo posto. E questa è la reale dimensione del Teramo? Secondo me il Teramo può, per quello che ha fatto vedere, anche se overperformava, ma per quello che ha fatto vedere potrebbe ambire a qualcosa di più, anche perché il Teramo ha fatto due vittorie negli ultimi tre mesi, ma per arrivare all'ottavo posto le altre squadre hanno impiegato un bel po', cioè non è che le altre, non mi è parso che le altre avessero tutto questo grande ritmo. Questo potrebbe anche ribadire il fatto che il girone è molto livellato, molto equilibrato, quello che vogliamo. Però secondo me questa fase di risultati non soddisfacenti è durata un po' troppo, e ripeto, l'inerzia in questo momento non arrestata, e ci tengo a sottolineare non arrestata, è un'inerzia discendente. E arrivano due partite con Catania e Ternana. Costa Ferrera, che ho visto inquadrato, dice: mi accontenterei anche di non perdere, di fare due pareggi, però se il Teramo dovesse fare due pareggi probabilmente perderebbe qualche altra posizione. Io non penso che il Teramo possa rischiare di non fare i play-off, ma ora con l'ottavo posto per la prima volta il Teramo si trova a fare, in caso di chiusura al momento del campionato, a fare il primo turno in trasferta. Quindi ripeto, è un trend discendente che
non si riesce ad arrestare, e questo mi sembra il grido d'allarme principale che viene da fuori da questo periodo, dove, e chiudo, c'è da ravvisare il fatto che ci sono dei giovani che stanno facendo molto bene, e domenica scorsa che si sia rischiato molto poco con Trasciani, con Diakité, con questa retroguardia molto molto giovane, e questo sicuramente è il miglior raggio di luce in un periodo nel complesso che è abbastanza opaco. Questa è la lettura di Andrea Agna, voglio sapere come la pensi tu, se sei in linea con questa analisi che ha fatto Andrea. Comunque lui continua a vedere un trend discendente, per me invece diciamo che più c'è stata una stabilizzazione dei risultati dopo l'emorragia. Sì, è come se un po' il Teramo fosse una sorta di purgatorio adesso, no? È stato in paradiso i primi 2 o 3 mesi, poi altri 3 mesi all'inferno, non per quanto riguarda le prestazioni, ma insomma per quanto riguarda i risultati, anche se poi sulla classifica effettivamente questi 3 mesi hanno pesato poco, e invece adesso questo purgatorio paradossalmente ha fatto perdere un paio di posizioni al Teramo, come se magari un pareggio contro il Catanzaro un mese fa, un mese e mezzo fa, 2 mesi fa, visto che comunque le altre non correvano così tanto, non avrebbe pesato come sta pesando in questo momento, anche se poi, come hai detto tu poc'anzi, Foggia e Juve Stabia devono ancora riposare. Però questo è un momento decisivo della stagione, è un momento in cui i punti pesano di più, in cui i passi falsi anche, o i mezzi passi falsi pesano di più, proprio perché comunque le squadre si sono raggruppate dal 5° al 10° posto, sono davvero in pochi punti, e quindi perdere, non vincere, comunque anche solo pareggiare può non bastare, ecco, per mantenere la posizione in classifica, come invece è stato nei mesi passati. Contro il Catanzaro sono d'accordo con quello che ha detto Andrea, che è stata un'occasione persa. Il problema adesso è cercare di cogliere le occasioni che verranno, nel senso, contro il Catania sarà complicato, non tanto perché si gioca in trasferta, perché poi comunque mancando l'effetto pubblico le cose vanno un po' riviste. Contro la Ternana, insomma, la gara viene da sé che comunque è abbastanza complessa. Io credo che il Teramo poi sarà chiamato davvero a far vedere che non è più quello il girone di andata, quando affronterà quelle gare, quelle avversarie contro cui invece nel girone di andata è andato sostanzialmente male, nel senso, noi a un certo punto chiedevamo ai giocatori: ok, adesso passato il Catania, passato la Ternana, comunque buoni risultati, paradossalmente il Teramo ha un cammino in discesa, e invece poi è successo tutto il contrario, quindi quello sarà il momento decisivo, dovrà cercare di uscire insomma il più indenne possibile dai prossimi 2 impegni, magari anche provando a vincere, insomma, perché comunque almeno a Catania, chi lo sa, magari un colpo in trasferta può essere anche possibile, sì, anche se è complicato, però poi secondo me il vero banco di prova arriverà dopo, in quelle gare in cui il Teramo invece nel girone di andata non ha fatto benissimo. Assolutamente. Nino, vengo da te, perché la nota positiva della giornata, non so se forse lo abbiamo perso. Sì, probabilmente sì. Sì, lo abbiamo perso, quindi tra poco sarà di nuovo con noi. Ragazzi, allora comincio con voi, perché la nota positiva l'ha detta Lewandowski, dicendo: alla fine siamo rimasti comunque con un clean sheet. Vediamo la distribuzione dei gol subiti in questa stagione dal Teramo. Perché di clean sheet ce ne sono, e ce ne sono tanti, sia nel girone d'andata, quelli contrassegnati con la A, che quelli contrassegnati con la R. Il problema è che soprattutto quelli del girone d'andata sono stati all'inizio: Palermo, Foggia, Monopoli, Casertana, Juve Stabia, fino al Catania nel girone d'andata. E guardate quante volte invece il Teramo ha preso un gol. Sono tante. Se vediamo la distribuzione dei gol fatti, sostanzialmente vediamo che per la quantità di gol, per la quantità di casi, praticamente il risultato più scontato è l'1-1, perché il Teramo ha più spesso subito un gol e più spesso fatto
un gol. Allora ragazzi, visto che credo che sia tornato Nino Galli in collegamento, io volevo da lui un'analisi del fatto che questa squadra è riuscita adesso con il Catanzaro a mantenere la porta inviolata. Non so se è ancora deve attivare il video. Vabbè ragazzi, vengo velocemente da voi, che ne pensate? Beh, io penso che questa squadra, per quanto riguarda la fase difensiva, l'inizio è stato davvero superbo, poi qualche smagliatura, i numeri insomma hanno detto molto, quello che hai fatto vedere è esplicativo. Nel complesso sicuramente Lewandowski sta vivendo una stagione molto positiva, sicuramente ci sono dei giovani lì nelle retrovie che stanno facendo bene. Nel complesso però mi sembra che il Teramo, che ha dei problemi di natura offensiva, sia una squadra che nella migliore delle sue edizioni ha fatto vedere questo pressing molto offensivo, ma in linea di massima sia una squadra a trazione posteriore, anche per indole dello stesso allenatore che cura moltissimo in maniera maniacale la fase difensiva. Questa è una squadra che tende a subire poco per la qualità dei giocatori, ma anche per la predisposizione che ha la squadra, la predisposizione dell'allenatore, quindi tende a subire poco e di conseguenza, quasi proprio per questa trazione posteriore, ha difficoltà davanti perché probabilmente manca un centravanti di livello che la faccia giocare in un certo modo e che soprattutto spaventi le difese avversarie, ma anche forse per questa predisposizione. Noi ora stiamo parlando giustamente bene delle ottime stagioni di alcuni elementi, tra cui Lewandowski, che ha compiuto anche degli interventi molto importanti. Poi sarebbe il caso di rivalutare ulteriormente questi ragazzi in squadre, il Teramo dell'anno prossimo o altrove, che avranno una predisposizione diversa, magari più offensiva, e vedere se riescono a mantenere gli stessi standard. Ania, te che ne pensi? Che i grafici, che gli schemi insomma evidenziano comunque una squadra equilibrata, secondo me, non sempre nel senso positivo del termine, nel senso molto spesso ha subito un gol, molto spesso ne ha fatto uno, molto spesso ne ha fatti due, molto spesso ne ha incassati due, poche volte, rare volte, forse un paio. Non ha mai fatti tre, e forse un paio di volte, un paio di gare ha preso tre gol, quindi non ci sono state... non ci sono mai state grosse imbarcate e non ci sono mai state grandissime prestazioni in termini di gol, quindi una squadra per certi versi, ecco, anche un po' piatta, che come ha detto Andrea, nel girone di andata, nelle prime 10 gare del girone di andata, facevamo un conto insomma qualche settimana fa, che aveva incassato soltanto 4 gol, per poi prendere tutto il resto insomma delle reti incassate finora nelle restanti partite, a testimonianza di una fase difensiva in quelle prime gare, in quell'avvio di campionato, davvero ottima, anche rispetto comunque ad una fase offensiva che anche in quel periodo insomma non produceva granché, però si poteva contare su una fase difensiva che praticamente non consentiva a Lewandowski di prendere reti, di incassare reti, quindi anche facendo un solo gol il Teramo comunque vinceva, anche incassandone uno magari riusciva a segnare due gol e quindi vinceva. Poi perdendo un po' quell'equilibrio in fase difensiva si è un po' perso, insomma il Teramo un po' perso l'equilibrio generale, quindi incassando di più e avendo difficoltà a segnare è chiaro che sono anche arrivate meno vittorie, quindi sostanzialmente adesso mi sembra, passatemi il termine, una squadra un po' piatta, cioè a volte riesce a far bene, a volte no, si vive sempre sul filo dell'equilibrio senza avere né troppi up né troppi down, quindi può essere positivo? Non lo so, bisogna anche vedere poi partita per partita, è vero, certo. Si può vincere anche 1-0, non è un delitto ovviamente, anzi ne abbiamo visto di recente, però insomma bisogna anche contare su una fase difensiva che era quello del girone di andata per cercare di vincere soltanto con una rete. Abbiamo recuperato Nino Galli, che probabilmente adesso ci vede e ci sente. Allora Nino, io stavo dicendo che Lewandowski domenica ha detto, beh, la nota positiva è che oggi finalmente non abbiamo preso gol, e questo è ovviamente per un portiere sempre una buona notizia.
No, niente, è caduto, niente. Non ha connessione. Però, ragazzi, allora ne approfitto per farvi vedere una cosa che poi gli mostrerò anche a Nino. Quanto Lewandowski sia stato determinante con alcune parate in questa stagione. Aia, probabilmente è uno di quei giocatori di questa squadra di cui si parla veramente, veramente poco. Vediamo un po' di parate. Eccolo, Nino, mi senti? No, probabilmente no. No, non ci ascolta. Comunque, scusate, sì, scusate, ma io sono fuori regione dei miei figli, quindi non ho... Mi sentite? Sì. Mi sentite? Sì, ti sentiamo ma ti vediamo frizzato. No, niente. Pronto? Va bene, possiamo staccare. Maurizio, ci fai vedere un po' di parate? Ania, è un giocatore un po' sottovalutato Lewandowski? Sì, se ne parla poco e ha torto, magari anche un po' per colpa nostra che ci fossilizziamo sulle cose che vanno troppo bene in difesa, quando sono andate bene, incluso anche lui ovviamente, quando le cose vanno troppo male in avanti. Però questa è la stagione della rivalsa di Lewandowski, insomma, dopo un campionato e mezzo, se non ricordo male, passato sostanzialmente in panchina tra vicissitudini varie, tra scelte degli allenatori varie. Questa è la stagione della continuità, tra l'altro è iniziata con un po' di sorpresa, tra virgolette, perché Lewandowski anche in questo campionato doveva essere il secondo di Valentini, poi Valentini si è fatto male nel precampionato, Lewandowski praticamente ha trovato continuità di prestazioni, si è fatto trovare pronto quando Valentini era fermo per infortunio, poi è difficile, insomma, far sedere un portiere quando trova sicurezza, quando ti dà sicurezza, quando trova una certa quadratura con il resto della squadra, quindi poi è anche ovvio che Paci non se la sia mai sentita effettivamente quando Valentini poi è tornato a disposizione di cambiare le gerarchie tra i pali. Per il giocatore credo che sia l'occasione che aspettava da un po', che cercava, ricordiamo anche anno e mezzo fa, insomma 2 anni fa, era stato vicino anche al salto in Serie B, non è più un under, adesso ha bisogno, ovviamente aveva bisogno di un campionato così, di prestazioni del genere per ridare un po' slancio anche alla sua carriera, per ritrovare consapevolezza nei propri mezzi, perché poi il portiere è un ruolo un po' complicato, cioè meno si gioca e meno si hanno sicurezze tra i pali, come spesso si dice proprio da chi vive la porta, quindi è normale che dopo essere stato fermo così tanto non era facile. Lui è stato bravo anche in questo, a farsi trovare pronto a inizio campionato, a farsi trovare pronto anche adesso ovviamente con il passare delle gare, con il passare della stagione, ed è il campionato della sua rivalsa per me, ecco. Assolutamente, assolutamente sì. Vediamo adesso se ci sente Nino Galli. Nino, ci ascolti? No, non ci ascolta, sta giocando col telefono, però probabilmente non riesce a collegarsi con noi. Nino, mi ascolti? È probabilmente anche muto adesso, vabbè. Niente, oggi non ce siamo la facciamo antipatici. Oggi, probabilmente. Eh? Siamo antipatici oggi. No, oggi proprio non ce la facciamo, assolutamente. Vi faccio vedere una cosa, poi Nino se ci ascolta, quando ci ascolterà, e magari se ha anche il volume al microfono del cellulare, magari intervenisse, ci interrompesse, facesse un po' quello che vuole. Vi faccio vedere una cosa, perché è una cosa che ho notato negli ultimi mesi, quanto una nazione in particolare abbia contribuito, e so che vi faccio un grande servigio, un grande favore, non ridete, quanto la Polonia stia dando, come scuola. Vabbè, anche a te in parte.
Visto i tuoi interessi, anche a te in parte, visto i tuoi interessi Gli fantacalcistici. interessi fantacalcistici, sì, assolutamente. Oh, perché, Maurizio, vediamo proviamo a vedere la schermata di quanto la Polonia sia diventata una terra di portieri. Ora, Michael Lewandowski, chiaramente, noi l'abbiamo inserito perché ci fa gioco, Andrea, però oggettivamente voi siete parte in causa e vi fa particolarmente piacere, insomma, che Wojciech Szczęsny sia forse uno dei migliori portieri d'Europa, però effettivamente è una curiosità questa, il fatto che gente come Skorupski, come Drągowski e anche Lewandowski, cioè noi abbiamo conosciuto prima il Lewandowski, c'è anche Fabianski, non in Italia, anche Fabianski, io non l'ho messo perché diciamo che non è proprio all'interno dei radar italiani, però no. Sì, c'è anche Fabianski. Insomma, la Polonia, che io ricordi, insomma, non mi è mai sembrata con una grande storia di portiere, almeno a memoria. Invece, negli ultimi anni sta veramente sfornando, uno più bravo dell'altro, peraltro. Sì, perché poi, al di là delle proporzioni, perché parliamo di un portiere che milita in Serie C, altri che fanno la Serie A a livelli diversi, ma sono tutti portieri di grande prestanza fisica, sono tutti dei colossi. Lewandowski, che io ricordo bene quando arrivò in Abruzzo, portato dal patron Gianni Paris e dall'allora tecnico Pino Tortora all'Avezzano, Lewandowski già in Serie D aveva mostrato del talento, si vedeva che c'era della materia su cui poter lavorare. Poi questo talento è sbocciato forse con qualche anno di ritardo, però è cresciuto molto e io l'ho trovato molto migliorato in quanto a reattività. Lui è stato sempre un portiere ovviamente che occupa tanto spazio nella porta, estremamente prestante, magari doveva migliorare nelle scelte e doveva migliorare nella reattività. Secondo me ha fatto proprio in queste prerogative, ha fatto un ulteriore salto di qualità, ovviamente è maturato come si matura se nel tempo riesci ad allenarti e riesci a giocare, e quindi tutto ciò ha fatto sì che questo ragazzo diventasse probabilmente tra i migliori portieri del raggruppamento. Ha commesso anche qualche errore, ma sono fisiologici e risaltano anche perché poi si sa che quando sbaglia il portiere questo errore viene maggiormente enfatizzato perché poi si subisce gol, però obiettivamente ha offerto uno standard di rendimento di profilo elevatissimo e quindi è sicuramente una delle più belle rivelazioni di questo campionato. Parlo di rivelazione perché, come diceva Ania, non partiva gerarchicamente come titolare, lo è diventato con una casualità e poi se lo è strameritato con le prestazioni. Nino, adesso forse ti abbiamo davvero, insomma, ci abbiamo messo una mezz'oretta, però adesso per fortuna ci sei. Ti faccio recuperare adesso, facendoti rivedere un po' di parate di Michael Lewandowski. Insomma, ci dici questo ragazzo come, dove è migliorato, dove ancora può migliorare, qual è la parata migliore che gli vedrai fare nella macchia che abbiamo preparato? Sì, allora, Lewandowski quest'anno non doveva partire, lo sappiamo tutti, titolare, diciamo che doveva essere data una possibilità a Mattia Valentini, poi è saltato l'accordo, quindi è rimasto, e quest'anno, in virtù anche del contratto che era più lungo di Mattia Valentini, è stata la possibilità. Poi prima della partita di Coppa Italia si è fatto male, Lewandowski ha colto l'occasione, nel senso che non avevano fatto entrambi un prima parte di preparazione amichevole benissimo, però si stavano impegnando, diciamo che all'inizio secondo me soprattutto entrambi avevano sentito un po', ecco, il peso della maglia. Lewandowski è entrato all'improvviso, diciamo, prima della Coppa Italia, e da lì ha preso sempre fiducia. È chiaro che il merito va sicuramente all'allenatore, che li ha messi nelle condizioni entrambi di poter anche sbagliare, perché questa è una cosa fondamentale, non essere messo sotto accusa. La società che ha puntato su due ragazzi che comunque negli ultimi 2 anni hanno giocato pochissimo, quasi nulla,
e quindi e dopo il merito loro, in questo caso di Leva, che ha giocato tutti i minuti. Dov'è migliorato negli ultimi tempi Nino Lewandowski? Cioè, in quale fondamentale, cui probabilmente, su cui magari avete lavorato più di tutti? Ecco, lui ha sempre detto forse nelle uscite devo migliorare, ed effettivamente nelle uscite alte soprattutto Michal, probabilmente quello è il suo punto debole. Allora, lui è migliorato, partiamo dai pregi, è migliorato sicuramente non tanto nel lavoro podalico, perché magari uno pensa che ci sia un lavoro incredibile, c'è un lavoro di organizzazione, sì, di miglioramento dei piedi, sì, ma è migliorato soprattutto nella capacità di leggere le giocate. Quindi tante volte in passato, pur avendo comunque le stesse qualità podaliche, aveva difficoltà a guardare lo sviluppo del gioco, cioè la soluzione, perché tante volte i portieri in un retropassaggio hanno 2 secondi di tempo, e se tu perdi il tempo a controllare la palla, quei 2 secondi, e pensi di fare la scelta dopo quella controllata, sbagli la scelta, può sembrare che sia un errore podalico, ma è soprattutto un errore di letture. Dove è migliorato tanto è nella capacità di anticipare la lettura delle giocate podaliche. In questo è migliorato tantissimo. Abbiamo lavorato, Michael, diciamo che è un portiere che ci lavora da, diciamo, 3 stagioni, perché il primo anno l'ho preso a metà stagione. Quindi secondo me abbiamo lavorato soprattutto tanto quest'anno, perché poi possiamo lavorare tanto, ma la maggior capacità di crescita si vede nel momento in cui un ragazzo gioca, perché il giocare ti dà fiducia nella ricerca anche del miglioramento. Abbiamo curato tanto l'aspetto tattico, diciamo all'inizio dell'anno tanto le uscite basse, perché era un difetto, diciamo, suo, dei portieri dell'est, perché ho allenato anche altri portieri dell'est che andavano un po' facendo la croce, quindi non andavano in tuffo. Sì, sulle palle alte Leva ha una buona coordinazione, una buona lettura. Adesso quello che manca è il tempismo, cioè la scelta di rischiare, perché comunque abbandonare la porta dovrebbe lasciarsi andare un po'. Delle volte gli dico abbassare il freno a mano, anche di rischiare di uscire qualche volta a vuoto, perché l'uscita a vuoto denota anche qualità positive di un portiere, soprattutto se sono accompagnate, se sono numerose, perché è chiaro che quando fai c'è la possibilità di sbagliare, e gli dico sempre: prova, vedi quanto è il tuo limite, quando sbagli sai qual è, però intanto capisci dove puoi arrivare. Ecco, in quello sì, dobbiamo lavorare, ma c'è la predisposizione da parte sua, perché è un ragazzo che come volontà non è inferiore a nessuno. Oh, ti faccio una domanda perché abbiamo visto un po' di parate. A me sembra, ma è una sensazione che magari tu potrai smentire, che contestualmente sia migliorato tantissimo nei tiri ravvicinati. Ne abbiamo visti alcuni nelle immagini che abbiamo preparato e che magari Maurizio ci fa anche rivedere. Nei tiri ravvicinati Lewandowski sia davvero, davvero migliorato. Diciamo che sì, c'è ancora tanto da fare, perché ci sono degli aspetti tecnici, posturali, che sono anche noiosi da raccontare. Quindi sì, cerchiamo di lavorare tanto sulla postura del corpo, ma soprattutto su di lui lavoriamo tanto sulla posizione, perché io ritengo che una posizione esatta in porta sia nel posizionamento tra i pali, che nella distanza dai pali. Il momento in cui accorciare è fondamentale, quello ti permette anche di rubare quei 30 centimetri che un gran tuffo ti possono può non bastare. Quindi sì, lui, pur essendo ancora, c'è tanto da lavorare sulla rigidità del tronco, possiamo ancora far di più, sì, Oh, secondo me sì. prima, Nino, ti faccio vedere la schermata che ho fatto vedere prima ai ragazzi di questa nuova scuola polacca che evidentemente auguriamo a Lewandowski di essere al pari, se non migliore, dei primi tre che sono alla sua sinistra. Però dal punto di vista proprio europeo non è una nazione che, insomma, storicamente di cui ricordiamo grandissimi portieri. E adesso che è successo? C'è una scuola nuova?
Probabilmente si dà fiducia, a volte ci sono anche delle premure, delle aperture, non lo so, però certo che dai, Szczęsny comunque era un ottimo portiere, cioè giocava credo all'Arsenal, comunque erano tutti buoni portieri, Dragowski comunque era un giovane quando è venuto qui in Italia già con una buona esperienza. Diciamo che io, conoscendo visivamente, diciamo, gli altri portieri, ti accorgi subito che hanno delle caratteristiche caratteriali che li accomuna, cioè questa freddezza, sentendo qualche amico collega che conosce questi portieri, questa voglia di lavorare, questa poco svago, perché ho amici che conoscono Dragowski e me ne parlano come uno stacanovista della leva, dico questi ragazzi hanno questa voglia di lavorare incredibile, non che l'italiano non ce l'abbia, però probabilmente venendo da fuori come se dovessero dimostrare, poi sono comunque ragazzi a posto, dai. A Lewandowski quale aspetto positivo di quei tre daresti? Che ne so, un pregio di uno dei tre che Lewandowski non ha. Cosa gli auguri? Allora, un pregio dei tre, beh, di Szczęsny ha una lettura della situazione velocissima, mentre Mikal deve migliorare sotto questo aspetto qui. Lui si predispone aspettando di leggere bene, diciamo, il tiro. A questi livelli riesci a farlo abbastanza bene, per salire di categoria devi, diciamo, prevedere, l'esperienza, il vissuto ti porta a prevedere, e questo Szczęsny ce l'ha in grande quantità, probabilmente da quello che vedo su video, forse Skorupski un po' di meno, però sì, tra i tre diciamo che quello che gli potrebbe un po' somigliare anche come stile di parata è Szczęsny. Assolutamente. Oh, Nino, prima di salutarti velocissimamente, come si vive questa situazione? Insomma, è stata una stagione diversa in tante fasi per il Teramo, un inizio folgorante, poi un momento di crisi, adesso diciamo una stabilizzazione, almeno per come la vedo io. L'ambiente com'è? In vista soprattutto di due partite complicate, eh? Sì, beh, l'ambiente è un ambiente che comunque cerca di rimanere, non è semplice, comunque rimanere equilibrato sia nei momenti in cui facciamo molto bene che nel periodo, secondo periodo abbiamo fatto non bene e adesso che ci stiamo riprendendo. Certo è che questo è un ambiente comunque, il gruppo squadra, a parte qualche elemento anziano, comunque noi siamo, ci sono tanti giovani. E quindi nei giovani ci può stare anche questo momento in cui si può andare tanto bene, nei momenti in cui si va meno bene. Sta a noi un pochino più grande, ai giocatori più esperti, far capire che i momenti positivi e negativi ci sono, come nella vita, l'importante è affrontarli, continuare a lavorare. Noi sappiamo che per ottenere un certo tipo di risultato importante dobbiamo dare il 110%, perché comunque siamo una squadra abbastanza giovane, capiterà come domenica scorsa che ci siano due centrali che la C non l'avevano fatta mai, e abbiamo giocato contro credo 10-12 ultra trentenni. Capiterà anche sabato prossimo, capiterà con la Ternana. Noi sappiamo, vogliamo dare il 110% per ottenere un risultato importantissimo, difficile da raggiungere. Ciò non toglie che non è che buttiamo, diciamo, siamo dispiaciuti per un pareggio con il Catanzaro. Certo, a fine partita, vedendo come è andata la partita, anche le vie dell'espulsione, ti rimane un po' d'amarezza. Prima della partita, se si leggessero le formazioni, ci accorgeremmo che ci sono tante presenze, tanti gol, tanti anni di differenza, che poi in campo non sono visti. Speriamo che anche sabato prossimo, anche mercoledì con la Ternana, queste differenze di questi giocatori, curriculum, di importanza, di età, non si notano. Ciò vuol dire che noi avremmo fatto bene e ci avvicineremo a raggiungere un obiettivo che tutti vorremmo.
Nino, perdonami, c'è una curiosità da parte di Ania, perché effettivamente l'avevo dimenticato, che praticamente adesso è diventato l'argomento base del calcio europeo, cioè qual è, Ania? Esatto, la costruzione dal basso, visto che ormai se ne parla in ogni dove. Utilizzando il portiere. Vorrei sapere il parere, insomma, di un preparatore dei portieri, visto che, insomma, se ne parla così tanto. Diciamo che queste mode, se ce le portano, ce le portano gli allenatori, non siamo noi. Quindi dopo, se c'è un allenatore che predilige costruire dal basso, noi gli poniamo tutte le problematiche. Il nostro non è uno che predilige, ma senza rischio. È chiaro che bisogna far capire all'allenatore in generale che per costruire dal basso, come difensori, anche i portieri devono avere delle qualità. Bisogna avere pazienza, passare da 0 a 10 è difficilissimo, perché se noi avessimo provato a costruire tantissimo dal basso le prime partite, probabilmente ci stava qualche errore. Allora crescere, far prendere fiducia, se è l'uscita dal basso. A me è capitato di vedere Lewandowski fare delle giocate in casa, non ricordo con che partita, anche un po' rischiose. Io ho detto, se quella giocata è funzionale per mettere un compagno nella migliore posizione per ripartire, va benissimo. Diventa meno bello quando è fine a se stesso, nel senso quando è una giocata rischiosa che può essere intercettata, ma soprattutto che metti nelle condizioni difficili un tuo compagno di squadra. Quindi il gioco dal basso deve aiutare te e il tuo compagno. Se diventa un problema per chi la riceve, un bel calcione allora... in tribuna. Sì, quello sì, delle volte ci vuole, sì. Grazie Nino per essere stato con noi, una buona grazie serata. Grazie a voi, arrivederci, buona serata. Un bocca al lupo. Grazie a Nino Galli, grazie ovviamente alla Teramo Calcio. Noi ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte di Pro Teramo per questa sera, diamo la buona serata, lo ritrovo con piacere, sempre in collegamento, ovviamente Livio Giannotta di tuttocalciocatania.com. Ciao Livio. Ciao, c'è Jacopo. Allora, ci rivediamo a distanza di un girone di fatto, perché ci eravamo visti a distanza dopo quella domenica che sorrisi al Teramo, successo per 1-0 al Bonolis contro il Catania, e che però praticamente è stata quasi una maledizione, perché da quel momento in poi il Teramo tre giorni dopo avrebbe recuperato e vinto la partita con il Foggia e poi un'astinenza di vittorie incredibili. Sono passate tante settimane e sono cambiate tante cose sia in casa Teramo ma anche in casa Catania, vero? Beh certo, anche il calciomercato ha ridisegnato il Catania, sono arrivati volti nuovi e maggiore esperienza in particolare nei reparti di difesa e di attacco. È chiaro che adesso le squadre sono squadre più rodate rispetto alla gara d'andata, una gara che ricordiamo bene, vide il Teramo prevalere sul Catania di misura, una partita che vide gli abruzzesi partire subito forte e da quell'episodio hanno poi costruito le basi, insomma, per aggiudicarsi i tre punti nel contesto di una partita in cui forse il Catania poteva anche pareggiarla, ecco, quella partita, però alla fine diciamo che il Teramo ha avuto la bravura di saperla gestire nell'arco dei 90 minuti. Che tipo di Catania incontrerà il Teramo sabato ad ora di pranzo? Troverà un Catania che intanto viene dalla ritrovata vittoria sul campo del Bisceglie, una vittoria importante perché rappresenta una boccata d'ossigeno dopo un periodo difficile per il Catania. Veniva da una serie negativa di risultati e soprattutto veniva dalla cocente delusione nel derby attesissimo. Nel derby contro il Palermo, certo. Ed è una ferita ancora difficile da rimarginare, inevitabilmente è una, senti, una ma gara un che po' come a Roma, nel senso magari non vinco il campionato ma datemi due derby? Praticamente sì, praticamente hai detto tutto tu, è la partita dell'anno, la partita che vale un campionato, una stagione,
quindi era normale che lasciasse delle scorie. Però devo dire che il gruppo ha dato delle risposte, un gruppo che nelle difficoltà sa unirsi, sa ricompattarsi, e questo è molto importante. Dico, ha vinto 3-0 contro un avversario dalla cifra tecnica modesta, però un Bisceglie comunque sul suo campo. Ci ha perso a Bisceglie per ma io sai, per intenderci, proprio questo, perché Bisceglie comunque è un avversario che in casa è sempre insidioso, quindi attenzione, mai sottovalutare il Bisceglie, perché comunque, pur essendo un avversario, lo ribadisco, della cifra tecnica modesta, è comunque una squadra che sul proprio campo può creare delle difficoltà. Quanto si è, tra virgolette, passami il termine, ambientato nel corso delle settimane, Raffaele? Perché all'inizio di questa stagione, insomma, sembrava non aver preso proprio benissimo le misure a questa squadra. La sensazione è che, passando le settimane, abbia preso un po' la mano, dai, passami il termine. Ma guarda, Raffaele ha avuto una grande sfortuna, che è stata quella di non avere mai a disposizione i migliori effettivi. Io non ricordo una sola partita da inizio campionato ad oggi in cui Raffaele ha potuto schierare i migliori effettivi, mai, praticamente ha sempre sistematicamente modificato moduli, interpreti e quant'altro. E adesso sarà interessante vedere se, insomma, soprattutto rientrerà Antonio Piccolo, che secondo me è un giocatore c'entra poco con questa categoria. E intanto vi segnalo che Silvestri, il capitano della squadra, leader indiscusso, perno della difesa, sarà fuori per almeno 40 giorni, sì. Ed è un'assenza non di poco conto per una difesa che ha dimostrato finora delle defiance, perché se tu vedi la maggioranza dei gol, se non tutti ma quasi, sono stati presi a difesa schierata, e quindi l'assenza di un leader indiscusso come Tommaso Silvestri rappresenta una perdita non di poco conto. Assolutamente. Ecco, questo è il sito tuttocalciocatania.com. Peraltro, vediamo una news: Catania Teramo dirige Luciani, abruzzesi sempre sconfitti con l'arbitro romano. Speriamo che sia la volta buona, almeno per parte abruzzese, per invertire la tendenza. Eccolo qua, questa è la news, ovviamente cliccate sul sito se, ovviamente, per i tifosi del Teramo vogliano sapere in questi giorni che tipo di avversario si troveranno di fronte. Aia, Livio ha parlato degli assenti. Io ti faccio vedere l'infermeria invece che c'è dall'altra parte, perché insomma ha parlato dell'assenza di Silvestri. Quasi una squadra. E invece, esatto, qui c'è, esatto, una squadra praticamente. Io sono andato anche un po' a tentoni sul tipo di recupero. Alcuni sono stati pubblicati, altri no. Cape per Ligia, rientro in gruppo tra 10 giorni, e questo è sicuro, è una news che ci ha dato la Teramo Calcio. Valentini in fase di recupero, ma comunque c'è De Giglio. Io su Soprano non lo so, rientra con la Ternana, con la Virtus Francavilla, non si sa, magari se non, punto qualcosa. Interrogativo, no, com'è? punto interrogativo attualmente, punto interrogativo anche te, lo lasciamo. Lasic, lesione al bicipite femorale della coscia destra, per il momento non è dato sapere. Di Matteo domani fa l'ecografia invece, e quindi evidentemente c'è ancora da aspettare. E Minelli, come vedi, non aveva neanche, non ho trovato un interrogativo anche lui. 2020-2021 in fase di recupero, veramente non sapevo cosa scriverci. Saranno questi, anche se poi, però anche possiamo, se poi, aggiungere che K, Belligia, sì, e Soprano sono quelli che sono nelle rotazioni, ecco, sì, tutti gli altri, insomma. Mi ha tolto le parole di bocca, Ania. Io stavo per dire che l'unico mezzo titolare lì in mezzo è Soprano, ma bisogna vedere. Quindi, beh, insomma, fosse, tante, ragazzi, assenze. Voi dite che se ci fosse Lasic, per quello che aveva dimostrato a disposizione, oggi non si giocherebbe. Se gioca Lasic, non gioca Soprano. Cioè, comunque, lì in mezzo... Se gioca Soprano probabilmente non gioca Lasic, se gioca Lasic non gioca Soprano, gli altri sono tutti destinati alla panchina nell'undici base che abbiamo visto quest'anno. Certo. Aina, di questi oggettivamente, non tanto per la partita di Catania, perché Pace ha detto
non se ne parla, ma io penso neanche per il mercoledì dopo, perché c'è Teramo Ternana. Io penso che questi saranno destinati a saltare anche il mercoledì di infrasettimanale. Sì, perché oggettivamente è troppo vicino la gara contro la Ternana. Adesso non so Soprano, insomma, se in settimana farà effettivamente qualcosa, non saprei, ecco, magari per la Virtus Francavilla, per la sfida casalinga contro la Virtus Francavilla, forse una convocazione potrebbe anche strapparla, però effettivamente le gerarchie mi sembrano anche abbastanza chiare fino a questo momento, con Piacentini a disposizione, con Diachité, anche Trasciani, che ha fatto comunque discretamente bene contro il Catanzaro. Soprano rischia anche di essere la quarta scelta, ecco, quindi anche una sua disponibilità non la vedo poi effettivamente come direttamente proporzionale al fatto di giocare titolare. Kappa è quello che ha avuto un po' più minutaggio, così come l'Asic, almeno fino a che abbiamo visto l'Asic in campo. Billigea fino al mercato di gennaio era sostanzialmente una meteora, poi è tornato in auge dalla gara contro il Palermo perché ha fatto bene, quindi poi non è neanche più partito, doveva lasciare Teramo e non è più partito, ma si è fatto male due volte, quindi gli unici due che effettivamente mancano nelle rotazioni sono Kappa, Soprano e per certi versi l'ASIC, insomma, per quello che abbiamo visto, quel poco che abbiamo visto di l'ASIC. Ma anche il fatto di andare sul mercato, prendere un terzino destro come Vittorini, secondo me è un messaggio implicito del fatto che l'ASIC potrà anche recuperare, ma sostanzialmente la società non si fida delle sue condizioni fisiche, cioè non si fida del fatto che possa essere davvero rimesso in campo con continuità. Tra l'altro è un giocatore a scadenza, quindi c'è un bel punto di domanda se mai in questa stagione effettivamente lo rivedremo in campo. In ottica playoff, Livio, torno da te, ti faccio vedere la classifica, perché se il Teramo ha Catania, Ternana e poi Virtus Francavilla, il Catania, Teramo, Turris e Avellino. Ora io ti chiedo, l'aspirazione di questa squadra, al netto dei due punti di penalizzazione che ha avuto, l'aspirazione di questa squadra qual è? Domenica dopo la partita Calabro ci ha detto, l'allenatore del Catanzaro, e perché io non posso arrivare a riprendere il Bari? E il Catania? Ma classifica alla mano, direi che il quarto posto è un obiettivo raggiungibile. Non dimentichiamo che il Catania quest'anno è partito con l'obiettivo di centrare un piazzamento playoff. Queste sono state le ambizioni del Catania. È chiaro che adesso c'è la volata finale, mancano 9 partite alla conclusione del torneo. Il Catanzaro è lì a 2 punti di distacco, con 2 punti di penalizzazione. Attenzione, perché potrebbero anche essere restituiti questi punti di penalizzazione. Catania ha presentato ricorso e a breve dovremmo sapere, insomma, il verdetto, no? È chiaro che diventa determinante conoscere questo aspetto. Si sa più o meno quando ci potrebbe, ecco, essere. Ecco, questa, vedi, tu mi fai una bellissima domanda. Ecco. Perché in realtà giustamente è la domanda che avrebbero fatto tutti, sì, però quando? Sì, no, ma infatti il Catania ha presentato ricorso qualche mese addietro, quindi... Esatto, perché io ricordo il ricorso, ma parliamo... Io pensavo ne avesse fatto un altro, perché se è quello che ricordo io, insomma, siamo abbondantemente dentro il girone d'andata. Sì, diciamo che in parte furono restituiti 2 punti di penalizzazione, poi il Catania ha presentato un nuovo ricorso per l'eventuale restituzione di questi ulteriori 2 punti, solo che questo ricorso il Catania l'ha presentato mesi addietro. Ora l'auspicio è che quanto prima si possa sapere, conoscere questo verdetto, anche perché, voglio dire, mancano poche giornate alla fine del campionato, per cui siamo al rush finale. Assolutamente. Livio, resto un attimo da te per chiederti che sensazione hai sul Teramo, che squadra ti aspetti, perché prima abbiamo provato a cercare di leggere quello che è stato un andamento differente in alcune parti di questa stagione sportiva. Che Teramo hai visto te quest'anno? Per il tipo di cammino che ha fatto, ecco. Ma guarda, io ho visto innanzitutto una buona squadra,
Una squadra ben organizzata, ben messa in campo da un allenatore che ritengo una persona molto seria, professionista, molto preparato, una squadra intensa, una squadra che mi ha ben impressionato e che probabilmente però paga diciamo una mancanza di continuità, forse troppi pareggi, ecco, se non sbaglio il Teramo è la seconda squadra per numero di pareggi nel girone C, questo magari potete verificarlo anche voi stessi, quindi peccato che il Teramo non ha avuto magari quella continuità, qualche pareggio in meno e qualche vittoria in più, e allora avremmo visto anche una classifica migliore per un Teramo che secondo me comunque, per quanto espresso finora in campo, merita di ritrovarsi insomma nella top 10 del girone. Sono convinto che insomma questi playoff li potrà giocare e lottare con squadre come Juve Stabia, Foggia, sono tutte lì. Attenzione anche alla Casertana che sta venendo fuori. Il Palermo onestamente sì, ha vinto il derby, ma non mi ha impressionato più di tanto, è una squadra che è profondamente discontinua, e in questo momento ritengo che chi riuscirà qui al termine del campionato ad avere un pochino di marcia più continuo e costante, secondo me reciterà anche un ruolo da protagonista nella lotteria dei playoff. Avevi una considerazione, una domanda da fare a Livio? Sì, perché non so se ha sentito ieri le parole di Bombaggi, che tra l'altro vex della gara, che ha spiegato, insomma ha parlato un po' della difesa del Catania un po' attempata, come un fattore da provare a sfruttare. Volevo sapere un commento da parte tua su questa considerazione di Bombaggi, a cui forse in parte hai risposto anche all'inizio. Beh sì, diciamo che è una difesa un po' anziana, diciamo così, e il mercato di gennaio ha consegnato a Raffaele un elemento di esperienza come lo stesso Giosa, che comunque non ha avuto un impatto molto felice fino a questo momento con il Catania. Clayton è un altro elemento di grande esperienza, vi avevo già anticipato purtroppo per il Catania l'assenza di Tommaso Silvestri, del capitano. Quindi diciamo se avesse preso Emerson avrebbe rifatto la difesa del Potenza, Raffaele. Giosa c'è, Sales c'è, mancava solo Emerson. Questa è una riflessione che ho fatto anche con altri colleghi nei giorni scorsi. Il Catania tra l'altro avrebbe beneficiato pure di uno specialista nei calci piazzati. Sarebbe stata la stessa difesa di Potenza, esattamente. Oh, Andrea, una considerazione sul Catania, che tipo di partita ti aspetti, se hai una domanda da fare a Livio? Più che altro, prima abbiamo sentito che Bombaggio ha detto bisogna sfruttare il fatto che abbia una difesa esperta il Catania, però ho sentito anche Costa Ferreira dire, quindi compagno di squadra di Bombaggi, che se il Teramo in questo momento ha qualche problema lo si deve al fatto che manca esperienza nel Teramo, quindi l'uno ha letto l'esperienza come un fattore da sfruttare, l'esperienza degli altri, e invece il compagno di squadra ha detto al Teramo manca esperienza e quindi ci sono questi problemi insomma nelle ultime partite, perché il Catanzaro, squadra che ha elementi di esperienza, si è visto come ha portato a casa questo pareggio proprio sfruttando la capacità anche di perdere tempo, di fare un po' di ostruzionismo, vista la in parte mala parata, vista appunto l'espulsione di Scognamiglio. Quindi insomma poi c'è una lettura anche un po' diversa che viene fatta all'interno del gruppo Teramo. Vorrei sapere da Livio, anche dal punto di vista societario, no? A che punto siamo? Perché la stagione è stata, ritengo, piuttosto travagliata, e questo ha inciso forse anche nel rendimento della squadra. A che punto siete? Bellissima domanda anche questa. A che punto siamo? Siamo al punto in cui il Catania ha vissuto, come dici giustamente tu, una stagione a dir poco travagliata. Sapete benissimo che c'è stato il serio rischio fallimento in estate. Una cordata di imprenditori ha evitato il fallimento, il mercato è stato condotto attraverso un budget abbastanza ridotto, anche se poi comunque sono arrivati giocatori di esperienza, ma sempre nell'ambito di un mercato low cost, ragione per cui io ritengo che il quinto posto attuale del Catania sia un buon risultato,
Siamo al punto in cui è stato firmato un contratto preliminare d'acquisto, il passaggio di consegne doveva avvenire il 25 febbraio, insomma questa era la data, diciamo, che era stata fissata originariamente. In realtà ci sono ancora delle lungaggini importanti da definire, e riguardano la situazione debitoria del Catania con alcuni creditori che, insomma, ancora devono definire, diciamo, alcune transazioni debitorie. Fino a quando questo non avverrà, il closing non può avvenire, per cui è un'attesa che prosegue, continua. Vedremo, insomma, non si possono dare in questo momento delle tempistiche certe. Una svolta potrebbe esserci a fine mese, come potrebbe concretizzarsi il mese prossimo. Però certo, come dici giustamente tu, questi discorsi societari hanno inevitabilmente avuto una incidenza anche sull'andamento del campionato e sul percorso della squadra di Raffaele. Senti, ma la vendita del Papu al Siviglia ha fatto entrare qualcosa in cassa? È stato un balsamo. Ah, guarda, se ne è parlato molto di questa vendita del Papu. A noi risulta che comunque ancora questi soldi non siano entrati ufficialmente, però entreranno sicuramente, c'è una percentuale sulla rivendita del cartellino del Papu, e chiaramente tutto fa brodo in questo momento, per cui visto che la situazione finanziaria è quella che è, e comunque vale la pena precisare che la società ha pagato regolarmente gli stipendi e tutto, quindi pur nelle difficoltà comunque si è andati avanti. E per cui sì, mi chiedevi del Papu, comunque arriveranno, insomma, queste somme. Senti, ma così ti saresti preso la percentuale di rivendita o avresti riaccolto Papu Gomez? Ah, e vabbè, dai, questa è una domanda veramente impegnativa, perché il Papu a Catania ha lasciato un ricordo veramente splendido, e i progressi che ha evidenziato a Bergamo confermano che il Catania ci ha visto bene, ci ha visto giusto. Il Papu ha lasciato un grandissimo ricordo a Catania, molti tifosi hanno fatto la tua stessa considerazione: Papu, perché non torni a Catania? Chi lo sa, magari in futuro a 40 anni, non lo so, però insomma è chiaro che lui ha un rapporto molto speciale con la tifoseria, e in questo momento diciamo questa percentuale di rivendita del cartellino servirà al Catania per sostenere, insomma, le casse un po' malandate del club, che tra l'altro vi faccio presente che a gennaio ha ceduto un pezzo pregiato come Emanuele Pecorino, un ragazzo, un profilo giovane che è passato alla Juventus Under 23. Il Catania ha monetizzato piuttosto bene questa cessione, e diciamo che è una cifra che si aggira sul milione di euro, ma se considerate anche i bonus è una cifra destinata a salire in futuro. Io te lo chiedo perché probabilmente questa è una cifra che alle nostre latitudini si sperava di fare e ancora non ve ne è traccia. Perdonami, ti lascio proseguire. Sì, no, dicevo questo, insomma, è andato via Pecorino, è andato via Kevin Biondi, un altro prospetto interessante ceduto al Pordenone in Serie B, che adesso sta trovando spazio, sta facendo piuttosto bene con Tesser. Quindi il Catania a gennaio ha fatto dei sacrifici importanti, quindi attenzione, io ritengo che oggi il Catania ha rimpiazzato Pecorino con Volpe, un attaccante proveniente dal Frosinone che però non abbiamo mai visto all'opera, perché proviene da un lunghissimo periodo di inattività. Magari c'è l'impressione che il mercato di gennaio abbia tolto qualche certezza al Catania. Poi è chiaro che sono i fatti a dimostrarlo. Se in questo rush finale i neoacquisti dimostreranno di essere all'altezza, e tra questi cito in particolare Matteo Di Piazza e Andrea Russotto, sono due ritorni a Catania. Russotto sembra entrato in condizione, Di Piazza ancora non tanto, però sono giocatori che, se stanno bene fisicamente e soprattutto se Di Piazza da un punto di vista mentale riesce ad incidere, possono dare al Catania quel qualcosa in più, nell'attesa che rientri Antonio Piccolo, che, ripeto,
è reduce da un lungo infortunio e che, se sta bene, può davvero essere un valore aggiunto per questa squadra. Assolutamente. Posso chiedere una cosa? Sì, sì, al volo, ragazzi, che siamo in chiusura. Visto che venerdì il Teramo dovrebbe prendere l'aereo, l'Etna che cosa fa? Come sta? È vero, è vero. L'Etna fa i capricci, continua a fare i capricci. È parecchio. Sì, te lo confermo, assolutamente. Io non so se ricordate la storia del... Ve la ricordate la storia del Barcellona? Dovessero famoso... chiudere l'aeroporto, potrebbe anche essere un problema. Del famoso vulcano islandese. Il vulcano islandese che costrinse il Barcellona a venire a Milano con l'autobus, fare 46 ore di viaggio, e poi insomma quella fu la scusa per cui presero tre schiaffoni in pieno volto, lo dico davvero con orgoglio, e non ridere te in basso a destra, sai a chi, esatto, vediamo gli orari, perché c'è un cambiamento rapidissimamente. Gli orari, perché all'inizio Teramo Ternana era programmata alle ore 20:30, Maurizio, la grafica degli orari da qui alla fine, un finale a tavola, il Teramo gioca sempre alle 12:30, cioè gioca tre volte alle 12:30, praticamente si mangia e si guarda la partita. Partendo da Catania-Teramo, giocherà alle 17:30 con la Ternana l'infrasettimanale mercoledì 17, dopo rigiocherà alle 12:30 con la Vibonese a Vibo Valentia, rigiocherà alle 12:30 a Cava dei Tirreni contro la Cavese, ma insomma ecco, volevamo segnalarvi il cambio di orario di Teramo-Ternana, 17:30, non più 20:30. Va bene, noi siamo in chiusura, grazie ragazzi per essere stati con me, grazie Andrea, grazie Ania. Grazie a voi. Io ringrazio Livio Giannotta per essere stato con noi, tuttocalciocatania.com. Peraltro io ho un amico tempo fa con cui ho fatto uno stage lontano da qui, che era proprio di Catania, e risentire un po' lo slang catanese mi riporta un po' agli antichi splendori. Grazie Livio per essere stato con noi. Grazie, grazie a te Jacopo, grazie a voi, un abbraccio. Grazie a Livio Giannotta, grazie a Maurizio Daguin in regia, grazie a voi che ci avete seguito, ci vediamo martedì prossimo in diretta su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buona serata.